Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo eccoci qua, chiedo scusa ancora per la mia voce, lo sapete tanto che né venerdì né lunedì siamo andati in onda, finalmente però riusciamo a ritornare in qualche maniera in onda oggi perché oggi è martedì, perché come tutti i martedì quindi parlerò poco perché lascerò la voce soprattutto al nostro ospite consueto del martedì, lo vedete qui di fianco a noi, Walter Cherubini, buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Per fortuna oggi mi assisti tu, dai, quindi io posso un po' lasciare la palla a te perché insomma quando Faccio abbiamo... parte degli arredi del martedì, no, quindi ormai. No, invece no, per parte proprio, anzi, direi della parte autorale del martedì, perché insomma i temi spesso e volentieri, quasi sempre, anzi, li porti tu su questo tavolo, finalmente possiamo dirlo, abbiamo anche un tavolo, e sempre molto interessanti, sempre molto importanti. E sono ben contento anche dell'ospite che ci hai riportato quest'oggi. Chi ci hai riportato, Walter? Fabiola Minoletti, che è presidente del comitato Abruzzi Piccinni, che si trova nell'area geografica del municipio 3, ed è anche vicepresidente del coordinamento comitati milanesi. Buongiorno. Uno dei comitati, beh, lei è appunto coordinatrice anche dei comitati milanesi, quindi insomma uno dei comitati quelli importanti di Milano, anche forse uno dei comitati più vecchi di Milano ormai tra tutti, no? Beh, il nostro di Viale Abruzzi adesso comincia a essere già datato, perché siamo nati nel 2005, quindi Però. siamo già da Ricordiamo un tanti anni. po' appunto la storia del comitato Abruzzi Piccinni. Sì, allora, il nostro comitato nasce appunto nel 2005 e nasce sostanzialmente come un incontro un po' spontaneo tra cittadini del nostro quartiere sulla tematica della prostituzione. Siamo appunto in Viale Abruzzi, che è una zona storica della prostituzione, soprattutto in strada e soprattutto notturna di Viados. In quegli anni la prostituzione in strada aveva raggiunto veramente delle punte di degrado molto elevate, un degrado che non è soltanto, come tanti pensano, legato a una, diciamo, un fattore estetico, quindi al viados più o meno svestito che adesca lungo la strada, ma anche un degrado umano, perché noi abbiamo documentato con l'acquisizione di video, di foto, tutto ciò che ruota intorno alla prostituzione in strada, quindi dagli accoltellamenti, ai pestaggi, alle risse, alle urla, al degrado proprio umano di viados che lanciano bottiglie contro le auto dei residenti, anche ai rapporti sessuali consumati a cielo aperto proprio in strada. Quindi siamo nati da questa tematica e abbiamo portato avanti per anni una vibrante proprio battaglia, molto mediatica. Abbiamo ottenuto anche ottimi risultati, infatti in Viale Abruzzi sono state poste delle telecamere sulla sicurezza, abbiamo avuto un grande attenzionamento da parte delle forze dell'ordine, carabinieri, polizie di Stato, pattugliamenti. Si è aperta nel 2012 una grossa indagine in Viale Abruzzi che ha portato a 33 arresti e soprattutto alla liberazione di 13 ragazze che erano coercizzate. Grazie a questo, anche all'attività, diciamo, di supporto e di passaggio anche di informazione data da noi come residenti e del comitato di Viale Abruzzi. Partendo da questo aspetto, diciamo, purtroppo negativo del nostro quartiere, noi abbiamo cominciato nel 2008 a portare avanti una battaglia più propositiva, proprio perché giustamente anche i cittadini devono rivalutare il loro quartiere. E così abbiamo cominciato a lanciare questo progetto Milano Quartiere Pulito, che è il primo progetto a livello nazionale, che consiste nel adottare una porzione di territorio da parte dei suoi abitanti e ripulirla dalle scritte vandaliche, che voi direte, vabbè, che significato ha? Il significato è un significato, diciamo, di un progetto prima di tutto fattibile dagli stessi cittadini e secondo che porta nel cittadino un nuovo, diciamo, avvicinamento al suo territorio, quindi una cura e una maggiore passione e quindi controllo del proprio Quello territorio. che stiamo vedendo adesso invece sono immagini che giustamente Fabiola tu hai voluto utilizzare il famoso 10 Years Challenge che Sì, c'è appena esatto. stato su tutti i social Esatto, l'abbiamo per far lanciata anche vedere come noi, sì. appunto in 10 anni, 10 anni di operato del comitato, insomma le cose sono cambiate e tanto anche in alcuni casi. Sì, assolutamente. Nelle nostre tre grosse battaglie, appunto, questi abbiamo fatto lo stesso angolo di Viale Abruzzi.
a distanza proprio 10 anni. 10 anni fa, ad esempio, lì è l'angolo di Via Vela, avevamo di notte fino anche 10 viados. Adesso la prostituzione c'è ancora, chiaramente, perché il nostro è un territorio, diciamo, sotto il controllo di un clan albanese, che quindi hanno investito, quindi hanno anche interessi, e le piazze ci sono ancora. Però è decisamente decresciuto, e oltretutto abbiamo una prostituzione meno volgare. Ma infatti è interessante vedere anche quello, cioè l'evoluzione dei tempi, anche nel senso, era forte nella foto vedere come la ragazza era una normale ragazza, anzi quasi più elegante, se uno non di come, lo sa, sì, di come esatto, andiamo a fare la spesa. Assolutamente, quindi diciamo che le ragazze sono più vestite in maniera normale, e quindi anche dal punto di vista di impatto estetico è meno invasivo nel quartiere. Questo poi poteva forse anzi il punto alle forze dell'ordine per riuscire veramente a controllare il fenomeno, perché poi a quel punto si disperde facilmente, insomma, esatto. Sui murales invece è molto interessante anche quello che appunto fate come operazioni di pulizia, di riappropriazione, mi viene da dire, del territorio. L'avete fatto anche in un parchetto, abbiamo un bellissimo filmato. Sì, diciamo che siamo partiti appunto nel 2008 con questa prima adozione di una porzione di Viale Abruzzi dall'1 al 38, che ad oggi viene continuamente ripulita dai nuovi imbrattamenti. E quindi abbiamo osservato nel tempo che questa porzione di territorio, che è una porzione molto grossa, ci sono 33 palazzi, controlliamo 96 manufatti e 76 serrande, e i nuovi imbrattamenti sono enormemente decresciuti, cioè ciò implica che il controllo, il territorio quando è controllato dai suoi cittadini, lancia dei segnali forti. Qui stiamo vedendo qua? Allora, qui partendo appunto da questo progetto, poi è stato esportato non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale. Qui siamo in un'area limitrofa, siamo a Benedetto Marcello, in un parco giochi, dove abbiamo ripulito proprio quest'estate un parco gioco insieme ai cittadini e al comitato di Benedetto Marcello, perché il significato di queste iniziative è anche quello di riuscire a replicarlo e a esportarlo con la collaborazione di altri quartieri, perché il segnale è molto semplice: ripulisco il graffito, ma nel momento in cui ripulisco il graffito io stimolo i cittadini a rispettare maggiormente i manufatti e gli spazi condivisi della nostra città. Ecco Walter, l'ennesima prova che insomma questi comitati di quartiere soprattutto a Milano fanno tanto e funzionano, perché portano, insomma, abbiamo visto poi anche lunga storia in 10 anni dei grandi risultati, no? Diciamo che l'esperienza del Comitato Abruzzi Piccinni, che parte appunto da un atteggiamento di attenzione al proprio degrado e cercare di risolvere un problema locale, ha avuto una logica invece propositiva, e quindi di impiantare un'iniziativa che possa essere anche copiabile dalle altre parti. Adesso si tratta di capire, dopo 10 anni, dove in quell'area appunto geografica del Comitato Abruzzi Piccinni i miglioramenti sono stati sensibili, vedere questo tipo di esperienza come è stata facilitata, perché tutti quanti, diciamo, dal sindaco all'ultimo dei cittadini, che i muri dovrebbero essere puliti e tutto il resto, ecco come questa iniziativa ha potuto svilupparsi nel resto della città. Perché sappiamo che infatti i primi gruppi non sono stati molto agevolati, anzi c'erano proprio dei grossi problemi di responsabilità, allora, di proprietà. No? Allora il tema è proprio capire questi 10 anni, se da un'iniziativa di cittadini che si prendono a cuore il proprio quartiere, se questo stimolo positivo, perché poi ci sono stati anche nel corso degli anni al Comitato e a Fabiola Milonetti anche tutta una serie di riconoscimenti per il lavoro fatto, per la dedizione, però come questa dedizione, questi riconoscimenti diventano fattore amministrativo, al di là del premio che uno può avere, perché il premio lo può dare chiunque. Ma il problema è, questo tipo di attività è utile per il resto della città? Sì, se è utile per il resto della città, come viene facilitato? E se ci sono anche dei canali che favoriscono questo tipo di impegno, perché questo è proprio il tema. Ecco, tu Walter, appunto, che hai visto da vicino queste varie situazioni, cosa ti sei detto, cosa hai capito di questo? Cioè, questi 10 anni di operato hanno lasciato sul campo appunto un modus operandi o comunque cercare di agevolare appunto questo tipo di iniziative, oppure siamo ancora troppo indietro? Allora, siamo ancora a livello di sperimentazione.
dove prendiamo un altro fatto. Per esempio, noi abbiamo avuto una scuola, anzi due scuole, il Vittorio Veneto e l'Ettore Conti, che grazie a un'iniziativa del preside voleva pulire i muri della propria scuola, perché erano taggati, imbrattati e quant'altro. Un'iniziativa che doveva essere conclusa prima dell'inizio dell'Expo e ha avuto la sua realizzazione nel 2018, quindi 3 anni dopo la chiusura dell'Expo. Oggi il risultato, in questo caso non si tratta di una ripulitura, ma si tratta di un murale grande che è stato fatto per esempio in Piazza Zavattari con tutta una serie di persone del mondo scientifico, e quindi ha preso un'altra faccia Piazza Zavattari. Però ci sono voluti 3 anni, e anche con un impegno di alcuni rappresentanti delle istituzioni, tra le altre cose. Ecco, e oggi rimane lì. Poi ci sono una serie di iniziative sempre di pulizia dei muri. Settimana scorsa abbiamo avuto Irma Surico del comitato dell'associazione Quattro Tunnel, che anche loro si occupano, e sono tutta una serie di frammenti in questa città che è esattamente frammentata. Allora, come fare per ritrovare a unità? Fabiola Milonetti, anche vicepresidente, dicevo prima, del coordinamento comitati milanesi. Il coordinamento comitati milanesi ha abbracciato ormai da 20 anni un'iniziativa di riconoscenza a associazioni, persone della città, che è il Panettone d'Oro premio alla virtù civica. Okay. Anche quest'anno sono state premiate alcune decine di persone e associazioni. Ecco, il tema che poniamo, recuperando anche la questione degli ambrogini, è: ma tutte queste persone che danno un proficuo apporto alla città, poi come vengono utilizzati dalla città nella costruzione delle proprie politiche? E poi queste iniziative per cui sono state riconosciuti diventano l'obiettivo dell'amministrazione? Perché il problema è se l'amministrazione comunale, cioè noi alla fine della fiera, facciamo una fotografia, diciamo ah, quello è bravo e poi arrivederci, oppure se è un film che vogliamo svolgere, cioè questo tipo di capacità, se noi riusciamo anche a diffonderla e anche organizzarla, perché il tema è di passare un pochettino dalle valutazioni sociologiche a quelle che sono poi le procedure amministrative. E quello che ci siamo chiesti poi, mi ricordo, a dicembre, perché esempio, questo qui è il punto fondamentale, che sono passati qua, no? No, perché chiesti. Altrimenti questo qui è il punto fondamentale, altrimenti sono tutte belle testimonianze che però non diventano fatto della città. Sì. Diventano nella città, ma non della anche, città. Anche Walter Cubi ha vinto il Panettone d'Oro un anno, vero? O sbaglio? L'anno scorso. Ci tengo sempre a dirlo, sono contento, vedi, noi lo sfruttiamo molto bene. Quindi, dopo 20 anni di perifericità, diciamo così. Sono contento che almeno sono contento. Ecco, ad esempio, questo del Panettone d'Oro è interessante, perché insomma, sì, voi fate un bel lavoro di ricerca di queste che sono poi alla fine le eccellenze, sì, esatto, della nostra città. Però poi effettivamente poi spesso queste eccellenze vengono lasciate lì da sole, sì, non da voi, nel senso da chi poi magari dovrebbe invece andare a dire, questo è un grosso problema. Teniamo presente che si sovrappongono due tematiche nell'analisi di questa, diciamo, utilizzo. Beh, prima di tutto perché qui parliamo di persone o associazioni di volontariato, okay, quindi non è neanche detto che poi ci sia un'effettiva continuità nell'operato, perché tutto è lasciato alla libera iniziativa, e come in ogni associazione che uno magari vista dall'esterno dice ma saranno in tantissimi attivisti, invece in realtà sono poi sempre in pochi. Ma ti faccio sempre appello, siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari per Milano News, perché insomma quindi, come vedete, magari cambiano le condizioni, basta una tosse e cerchiamo di andare in onda, quindi. Quindi magari cambiano le condizioni, quindi magari si spegne lo stesso motivo, la finalità di quella stessa associazione, oppure si spegne la motivazione che ha spinto quei cittadini a fondare un comitato, un'associazione, perché spesso questi comitati, soprattutto più che l'associazione, nascono laddove c'è un problema. Infatti si dice che quando nasce un comitato di strada, è sempre indicatore di un problema che non è stato risolto o dalle istituzioni o dalle forze dell'ordine. Quindi magari supponiamo, magari un comitato nasce per una tematica inerente al box, il box non si fa più, il comitato si scioglie perché non c'è più una finalità dello stare insieme.
Quindi si sovrappone il fatto che magari queste realtà a volte scompaiono di morte loro, naturale, non c'è più il tema, o non ci sono più, diciamo, gli attivisti che portavano avanti la battaglia. E invece quelle che poi sopravvivono, diciamo, che quindi vanno avanti, sì, nel loro operato, nella mia esperienza, io parlo dei comitati, devo dire che non è facile mettere in rete i vari comitati, proprio perché la visione del comitato, a differenza delle associazioni che quindi magari cercano di soddisfare un bisogno, una necessità, i comitati sono molto territoriali, quindi magari il mio problema, che è percepito tantissimo dai miei cittadini, non è il problema del comitato a fianco, e quindi parliamo proprio due tematiche diverse. Poi la realtà dei comitati è una realtà, diciamo, di un volontariato meno strutturato, quindi più estemporaneo, quindi magari uno dice: già io mi devo applicare per il mio problema, per il mio comitato, perché devo perdere tempo e energia per associarmi, comitati, esatto, quindi e questo rende la creazione, diciamo, di una rete, la rende veramente molto difficile. So che uno sforzo un po' lo sta facendo l'amministrazione con l'assessore Lipparini di creare delle piattaforme di associazioni, sì, anche con dei volontari, creare magari delle piattaforme di volontari che magari vogliono fare un volontariato di un giorno, che quindi non necessita di una preparazione specifica. Sì, sì. Certo, non vado in un ospedale che magari devo essere preparata, vado su una strada a pulire un parco. E sta cercando di mettere, diciamo, in rete o magari dei finanziatori, perché a volte ci sono anche delle realtà di aziende che possono pagare degli eventi, però non sanno a chi sì, appoggiarsi per organizzare magari una giornata di volontariato aziendale. Quindi sta cercando un po' di mixare tutte queste realtà. Anche questo chiaramente non è semplice, perché potrebbe anche avere dei risvolti sulla spontaneità dei comitati, perché poi se diventa troppo strutturato si perde un po' quella insomma il tema è molto complicato, sì, è per molto questo complicato. Perché da una parte c'è sicuramente bisogno di una messa, sì, in regola, sì, o regime, dall'altra perde poi ovviamente la naturalezza, esatto, del comitato, esatto, perché questi comitati sono la voce spontanea e libera di un territorio. Tra i toni di quest'anno sono già stati dati, vero? Sì, dati il giorno di venerdì scorso, esatto, San Biagio, insomma, usate questo giorno, poco giusto? Dopo. Più o meno, usate quella settimana lì come scusa, Biagio, come scusa, diciamo. Non ti chiedo chi meglio, chi peggio, ma chi ti ha colpito di quelli che quest'anno hanno preso? Allora, io purtroppo ero malata, quindi purtroppo non ho potuto presenziare, quindi sinceramente non ho seguito quest'anno. Okay. Ecco, eravamo malati già da una, sì, settimana, esatto, come tutti quanti noi. Diciamo un pochettino di assenticera. Sì. C'è stato comunque direi un significativo intervento del Vescovo di Milano, Mario Delpini. Si è aperto, però. Devo dire che in questo periodo, a partire dal discorso alla città del 6 dicembre scorso, nella festività di Sant'Ambrogio del 7 di dicembre, l'arcivescovo è intervenuto più volte e direi anche su temi più di carattere amministrativo, direi quasi organizzativo. Quindi c'è stato anche ieri un intervento in consiglio comunale e direi, ecco, vale la pena riprendere questo tipo di percorso, perché sono occasioni per richiamare un pochettino ai termini essenziali della vicenda, diciamo così, politico intesa come città e anche dal punto di vista della struttura amministrativa, perché un intervento sicuramente sui temi della troppa eccessiva burocratizzazione e delle attività che fanno le associazioni. Prima Fabiola naturalmente sottolineava l'aspetto di cui è più a conoscenza, quello dei comitati, che quindi hanno una loro logica, però ci sono alcuni comitati che non sono solamente del momento. Se pensiamo appunto al comitato Abruzzi Piccini, ha dato il là a un certo tipo di impostazione di interesse cittadino. Allora, questo tipo di impostazione di interesse cittadino, che poi sono quelle che consolidano normalmente le associazioni, noi abbiamo, al di là della chiamata alle armi di nuovi volontari, che va sempre bene, ma noi abbiamo una struttura di volontariato che è molto ampia. Pensiamo solamente al volontariato culturale,
Abbiamo nella nostra città almeno 200 centri culturali e associazioni culturali che fanno iniziativa normale nei quartieri, anche di livello. Ecco, allora il tema è, rispetto alla Scala di Milano, che dal punto di vista appunto artistico, culturale e musicale è il top mondiale, come le altre realtà associative vengono aiutate. Adesso abbiamo avuto il vincitore di Sanremo, Alessandro, che viene da Gratosoglio. Allora, è un'occasione per mettere un pochettino la lente di ingrandimento sul quartiere di Gratosoglio. Alessandro di Gratosoglio, prodotto da Charlie Charles, che abita a Settimo Milanese, quindi insomma tutta questa zona periferica di Milano che insomma si fa sentire. Ma poi ci sono anche, altri. Allora, no. Il problema però è che questa, tra virgolette, questo emergere e anche raggiungere... Sanremo, dico, poi, comunque fino all'altro ieri parlavo di Gali, quindi parlavo di Baggio ad esempio, quindi insomma, ci sono tante cose, ce ne sono tante, sì. Come queste invece di essere l'eccezione ma possono rappresentare la categoria della possibilità, un'opportunità, sì, che può essere per tutti, però perché non diventa possibilità, sì, non tutti possono magari, andare anche, appunto, perché poi se si va a vedere, a fotografare la situazione del Gratosoglio adesso, c'è stata un'intervista a Donna Salatino, che è il coadiutore di un paio di parrocchie del quartiere del Gratosoglio, sì. Lui poneva sostanzialmente due questioni. Uno fa: noi quando facciamo dei progetti, questi progetti sono anche abbastanza seguiti e frequentati. L'unico problema è questa modalità della progettualità, per cui anche bandi o cose di questo genere, dove hanno un tempo determinato. Fa, dopo 6 mesi chiude la cosa e non c'è più respiro. Allora, tutto il tema anche di chi finanzia, pensiamo grosse fondazioni anche milanesi che stanziano qualcosa sull'area anche regionale come 150 milioni di euro l'anno, quindi sono numeri importanti dal punto di vista del sostegno. Ecco, questa dinamica dei bandi come corrisponde alla necessità di chi opera sul territorio? Questo è uno dei temi. In secondo luogo poneva il tema dell'abitare dei quartieri popolari, e cioè una stratificazione di soggetti deboli. Quindi se noi continuiamo con delle politiche di assegnazione degli alloggi che sono fatte chiaramente chi ha bisogno, però esclusivamente di chi è in posizioni di fragilità, noi abbiamo dei quartieri fragili. Questo non c'è niente da fare. Il polmone per rispondere a questa esigenza, siccome non abbiamo una saturazione degli appartamenti disponibili, noi abbiamo su 70.000 appartamenti di proprietà pubblica, Comune di Milano gestiti da Metropolitana Milanese e Regione Lombardia gestiti da ALER, abbiamo oltre a 4.000 appartamenti occupati abusivamente, però ne abbiamo 7.000 che sono inutilizzati. Allora abbiamo un polmone di 7.000, ma pensiamo che ci sono anche circa 500 monolocali che rimangono abbandonati perché troppo piccoli e non assegnabili, e invece potrebbero essere, uno, rispondere alle esigenze di chi viene per esempio a studiare a Milano. Viene a studiare a Milano, ma si impegna a fare anche qualcosa in questa città che li accoglie, e magari anche a delle condizioni di locazione un pochettino più basso, quindi ci sono degli spazi per muoversi. Il problema è che non c'è una conoscenza del territorio. Noi abbiamo fatto tutta una serie di indagini, di lavori e di iniziative, Consulta Periferie Milano e con addentellati vari, ogni anno promuove più di 100 concerti nel territorio periferico. E ci sono tanti altri che fanno queste cose. Allora, come queste realtà che sono incarnate nel territorio possono assurgere, tra virgolette, a un'attenzione simile alla Scala di Milano. Perché se non è così, è inutile che noi parliamo di città policentrica, di tutte queste cose. L'ultimo dato è che l'amministrazione deve diventare policentrica, cosa che non è. A questo punto diciamo da tempo che poi anche lì deve diventare o ritornare a essere policentrica, in un certo senso.
deve ritornare a essere policentrica, era quella che era, perché tutti i territori che sono, diciamo, che vanno oltre la zona 1, io mi dà niente di nuovo, questo che erano dire. Tutti i comuni avevano una propria amministrazione con annessioni successive nel 1873, poi più grosse nel 1923, tutti i territori che oggi sono la cerchia periferica di Milano sono stati privati della loro realtà amministrativa, del loro comune, che è stato accentrato a Palazzo Marino, e quindi c'è stata una distanza abissale tra il centro di governo e le aree che devono essere governate. Questo qui è un tema, quello delle periferie. Qualcuno dice: ah, chiamiamoli quartieri, ma il quartiere Gallaratese, il quartiere Ponte Lambro, sì. Il quartiere Valsesi, cioè uno dove abita, al quartiere Valsesi, a Ponte Lambro, cioè non è che dice abito indistintamente in periferia, sono già quartieri. Il problema, come diceva Guzzetti, non c'è solamente, presidente della Fondazione Caripolo, non c'è solamente il quadrilatero della moda, ma magari c'è anche il quadrilatero San Siro, e quindi devono avere le medesime attenzioni da parte della città nel suo complesso. Insomma, da poco, o meglio lo scorso anno, si era attenzionato verso Niguarda, ad esempio il Comune di Milano, e su spinta, mi ricordo, di Confcommercio, mi sembra, esattamente, ha detto: ma proviamo, vediamo come sta andando e cosa è successo alla fine. E so che Consulta Periferie Milano subito iniziò, che voi avete iniziato un test periferie per Niguarda. Ma noi abbiamo fatto un'iniziativa, diciamo così, a latere di supporto del test, e quindi rispetto al test di Niguarda l'abbiamo chiamato test Niguarda per le periferie, proprio perché la logica del test Niguarda proposto da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, al sindaco Sala, che ha individuato poi in Niguarda un quartiere dove poter testare una certa modalità per poi esportarla negli altri quartieri di periferia. Bene, allora, siccome proprio la cosa ci interessa del tema, non riguarda solamente Niguarda, perché se l'interesse fosse stato solamente per Niguarda, beh, ci sono i niguardesi che sanno loro che quello di cui c'è bisogno, ma siccome era formato esportazione, abbiamo detto: bene, supportiamo anche con un'iniziativa di approfondimento. Abbiamo fatto un percorso di 5 incontri dove il tema era quello di mettere insieme il livello comunale, quindi gli amministratori comunali, generalmente i presidenti di commissione del Consiglio Comunale di Milano, gli amministratori di municipio, con una significativa partecipazione da parte del presidente e assessori del municipio 9, e poi tutta una serie di associazioni che, insisto, sul riguardo fanno delle cose. Oggi come oggi stiamo aspettando un pochettino delle risultanze di un bando. Adesso vedremo rispetto a quello che aveva individuato il comune, per cui siamo in una fase di attesa. Nel frattempo però il comitato di quartiere di Niguarda è chiaro che ha cercato di prendere la palla al balzo, e quindi sta programmando anche adesso un percorso di 5 approfondimenti e proposte che vanno dalla mobilità alla cultura a quant'altro. C'è un calendario che partirà proprio adesso nel periodo di febbraio, per cui rispetto alle attese dobbiamo dire che la nostra sensazione è un pochettino di stallo, o comunque non c'è ancora un indirizzo. Speriamo possa avere un indirizzo, proprio perché dovrebbe riguardare tutte le periferie. Se il test Niguarda rimane un test legato a Niguarda, va bene, è una buona iniziativa, che però riguarda quel pezzettino di territorio. Le periferie sono altre, ma non confondere, cioè le periferie sono già quartieri, erano comuni. Si tratta di restituire, dal punto di vista burocratico amministrativo, tutti quegli strumenti che consentono al territorio di essere governato. Quindi i municipi oggi hanno potere, tra virgolette, poco più di zero, e devono avere tutta una restituzione, è quello che hanno evidenziato anche un po' tutta una serie di presidenti di zona. Siamo in chiusura, Fabiola,
Che cosa nel futuro, cosa troviamo nel futuro invece del vostro comitato? Perché appunto diciamo, è tanti anni che c'è, avete passato anche la 10 Years Challenge, ma non mi sembra che minimamente pensiate che il vostro lavoro sia finito, no, anzi, che cosa c'è nel prossimo futuro? Ma niente, noi continuiamo in queste iniziative, ad esempio anche il 6 di aprile supporteremo la pulizia di 3 scuole, che adesso stiamo identificando scuole di proprietà del comune, insieme a come volontariato di alcuni club del Rotary, quindi diamo sempre questo supporto di iniziative, anche abbiamo in estate un'iniziativa nella zona della stazione centrale con altri comitati di quartiere, quindi noi siamo sempre pronti alla collaborazione, alla condivisione di ciò che è stato il nostro percorso, quindi i nostri canali magari di conoscenze, di vissuto con comitati di quartiere, con cittadini e anche realtà spontanee che vogliono iniziare questa impresa di riconquista delle proprie vie e dei propri quartieri. Ecco, dove possiamo trovare tutte le indicazioni sulle varie attività che farete da qui ai prossimi Allora, abbiamo il sito del coordinamento dei comitati che è www.cocomi.it. Ok, perfetto. Ecco. Fabiola, grazie mille davvero di essere con noi oggi. Grazie di averci portato tutte le varie esperienze, anche questi bellissimi video dove proprio si vede appunto un quartiere riscendere in giro nel proprio quartiere per farselo totalmente suo, quindi questo è molto bello, questa riappropriazione del territorio da parte delle persone che dovrebbero viverlo ancora sempre di più e con sempre passione. Meglio, con passione. Grazie davvero grazie. Mille a Fabiola Minoletti, presidente del Comitato Abruzzi Piccinini, grazie mille. Grazie. Walter, grazie anche a te. Noi ci vediamo martedì prossimo. Martedì prossimo. Tante ancora so, ci sono lezioni, periferie, però ne parliamo poi nelle prossime puntate. Riprenderemo, certo. Riprenderemo. Grazie mille quindi anche a Walter Cherubini, Consulta Periferie Milano. Grazie a tutti, grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Good Morning Milano torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.